ragazzi, questa del Foshan è stata comunque sia stata una bella esperienza. Adesso si ritorna a Pechino, questa qui del Foshan è stata comunque una bellissima esperienza. Ho rivisto i miei maestri del Foshan, ho praticato con loro, partecipando diciamo alla gara ho conosciuto questi regolamenti, ma la cosa più interessante è che ho conosciuto un ragazzo che vuole rivoluzionare tutte queste gare, perché come dicevamo il discorso dei due minuti non è piaciuto a me, non è piaciuto ad altri. Il fatto che poi dopo alcuni facciano tutti questi movimenti qua veloci da gara, ma poi dopo nel combattimento vadano ad usare i pugni come fosse la kickbox, a tantissimi non è piaciuto, tanti cinesi anche non hanno partecipato. E c'è un ragazzo di Macao che col comune di Macao sta invece organizzando dei tornei proprio di anche combattimento, dove all'interno si vuole proprio usare il Wing Chun, cioè se si va lì a fare pugilato, kickbox, si viene eliminati, cioè tutte le tecniche di Wing Chun bisogna utilizzarle, perché altrimenti è un po' come nel Tai Chi, quando nel due show del Tai Chi si va a fare la lotta, e allora tanto vale che vada a fare lotta. Quindi come dicevamo, il discorso dei due minuti è come chiedere a una persona che fa yoga di praticare in 30 secondi il saluto al sole, è impossibile, deve modificarlo tutto, stravolgerlo tutto quanto. Stessa cosa, quando si va a combattere, se poi dopo si usano pugni e calci alla kickbox, non è più Wing Chun. Come il Tai Chi non è più Tai Chi se durante la competizione vai a fare la lotta, allora tanto vale che vado a fare Shuai Jiao, vado a fare lotta greco-romana e non faccio Tai Chi. A quel punto sì che il Tai Chi diventa solamente un supporto per il benessere, per andare a rilassare i muscoli, diventa, allora sì che diventa l'arte, quella che in occidentale è diventata la ginnastica dolce. Quando invece è un'arte micidiale il Tai Chi, ma anche il Wing Chun è un'arte micidiale, però appunto nelle forme valutate in due minuti fanno tutti questi movimenti qua velicissimi per stupire gli arbitri, poi invece nel combattimento pugni, ginocchiate, che sembra appunto una sorta di kickbox, allora che però no, comunque non è forte come la kickbox, allora vado a fare kickbox. Allora questo ragazzo di Macao, mentre io vorrei rivoluzionare un pochettino tutto il sistema Yi Chuan e Tai Chi, infatti a Pechino sto organizzando questi incontri del Tue Show contro i cinesi, contro i cinesi di più scuole, e voglio creare un team in Italia facendo dei tornei in Italia di Tue Show libero, dove poi dopo la gente possa venire in Cina a combattere. Questo ragazzo di Macao insieme al comune di Macao invece sta organizzando un torneo di Wing Chun che possa soddisfare proprio tutti i praticanti di Wing Chun e portare avanti questo tipo di cultura senza doverla stravolgere e farla diventare un giochettino da esibizione e poi uno sport che diventa molto più vicino a, appunto alla kick piuttosto che a un qualcosa di legato alla tradizione, cioè il Pan Sao, il Tan Sao nei combattimenti che abbiamo visto non vengono mai utilizzati, appunto sono solamente tecniche chiamiamole esterne, un allenamento cardio fitness, un allenamento pugilistico, basta. Invece si può organizzare dei tornei dove appunto nel combattimento si veramente si utilizzi ciò che si è imparato durante la pratica, la piccola idea, la compute, cioè tutte le forme del è compreso anche l'omino di legno, devono essere visibili nel combattimento, la struttura deve uscire, come deve uscire la struttura del Tai Chi durante il tuo show del Tai Chi o durante un combattimento anche di Tai Chi. Nel combattimento esce un'altra struttura, vuol dire che non l'hai utilizzata bene. E quindi collaborerò con questo ragazzo perché mi è piaciuto un sacco, abbiamo parlato fino alle 3 del mattino ieri notte, e quindi collaborerò con lui per questo progetto. Lui aiuterà me nel progetto di Pechino per il tuo show, le gare di tuo show, e io aiuterò invece lui per il discorso di Wing Chun, quindi creare diciamo una sorta di federazione cinese di Wing Chun che prenda tutte le scuole per fare degli incontri di Chi Sao e combattimento veramente di Wing Chun. Chi viene a far pugilato viene squalificato, perché se non si fa così la cultura si andrà a perdere, diventerà tutto un teatrino e basta.